sono Elena dell'Informa Giovani. Vi presento le iniziative per il mese di ottobre. Vuoi andare a quel paese gratis? Ti ci mandiamo attraverso lo sportello di consulenza all'Informa Giovani dedicato al servizio volontario europeo. Allo sportello potrai avere tutte le informazioni per fare un'esperienza di volontariato e di crescita personale in un altro paese europeo o extraeuropeo. L'iniziativa è a cura dell'associazione Joint. È stata prorogata al 31 ottobre la data di scadenza del bando pubblico per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni per la promozione delle attività giovanili. Tutte le informazioni nel sito del comune. L'Informa Giovani partecipa all'iniziativa dell'Assessorato alla Cultura, Moda e Design Milano per lo spettacolo Teatro Stagione 2012-2013. 24 spettacoli per chi non sempre va a teatro, a cura dell'Ufficio Teatro e Danza. Presso la nostra sede di Via Dogana 2 potrai ritirare il coupon che andrà presentato alla biglietteria del teatro e permetterà l'acquisto di un biglietto al prezzo di 3 euro. Alle rappresentazioni teatrali, che spaziano dagli autori classici ai contemporanei, quest'anno si affiancano un concerto sinfonico e un musical per un'offerta ancora più varia. Info NP. È in corso all'Informa Giovani il primo ciclo formativo rivolto alle associazioni giovanili, ai gruppi informali giovanili milanesi e ai singoli che abbiano intenzione di costituire un'associazione, a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Colore. Partirà un secondo ciclo sulla progettazione indirizzata al fundraising, 5 incontri in cui verranno forniti strumenti e metodi per la progettazione di eventi e iniziative e per la presentazione di progetti in ambito di bandi locali, regionali, nazionali e anche europei, con particolare riferimento al programma Youth in Action. Premio Marco Biagi. Il bando assegna il premio biennale in memoria di Marco Biagi rivolto a studiosi under 35. L'obiettivo è valorizzare studi e ricerche sulle tematiche del lavoro, le sue tutele, la sicurezza delle persone, la precarizzazione del mercato, le possibili buone pratiche. Crowdsourcing Social Innovation rivolto ad Under 30. È un percorso che mira a stimolare e ad accompagnare la nascita di prodotti o servizi innovativi in vista di Expo Milano 2015 e che siano anche candidabili per il bando MIUR, Smart Cities and Social Innovation. Da Elena dell'Informa Giovani è tutto, a presto, ciao!